Ecco, è il segnale. Pericolo passato. Bravo, viscide zampe. Dove sono Don e Brit? Già. Don chiama Brit per una videochiamata. Rispondiamo? Certo che rispondiamo. Dobbiamo dirle di smetterla subito. Guarda, guarda un po' chi c'è. Ciao ragazzi, stavo cercando... No, lo sappiamo bene chi stai cercando. Ora smettila di cercarlo, perché questa storia deve finire. È vero, Don. Questa cotta in casa sta superando ogni limite. Come? Ma io non mi chiamo Don. Sono Debra. E non ho idea di cosa sia una cotta in casa. È quando due che vivono sotto lo stesso tetto si innamorano. Si innamorano? Sì, ed è stato divertente finché è durato, cara. Bene, adesso è finita, piccola. È il momento di mollare Brit. Sì. E a parte tutto, il tuo cappellino australiano è terribile. Debra. Chi è Debra? Sei tu, sei tu. Speciale di Brit è una ragazza che vive in Australia e che si chiama Debra, che è uguale identica a me. Questi sono i fatti? Sì. E pensando fossi io, le avete detto di rompere con Brit? Questi sono i fatti? Sì. Abbiamo detto così pensando che tu e Brit foste insieme. E che cosa ve l'ha fatto pensare? Beh, i pantaloni della tuta, la maschera, le puzzette fanno pensare a una coppia. Ma io l'ho fatto soltanto perché cercavo appunto di evitare di diventare una coppia. Niente cotta in casa, è una buona notizia. Non è una buona notizia. Abbiamo chiesto alla ragazza di Brit di rompere prima che lui le chiedesse di essere la sua ragazza. Adesso ci odierà. Non verrà rispedita in Australia, ci vorrà tornare da solo. Richiamate Debra e ditele che è stato un errore. Ottima idea, dobbiamo farlo. Non possiamo farlo, l'ha bloccata. Che cosa facciamo? Oh, sono felice che siate qui. Brit! Ciao! Va tutto bene? So che negli ultimi giorni sono stato riservato e mi scuso. Ah, non importa. Neanche noi siamo perfetti. Ero un po' in ansia per una ragazza, ma ora è il momento che ve ne parli. Si chiama Debra. Davvero? Debra, dici? È una vera sorpresa. Vive in Australia. Davvero? Australia? Un'altra vera sorpresa. Avrà già ricevuto il ciondolo e il ritratto che gli ho spedito. Così domani, nella videochiamata, le chiederò ufficialmente di essere la mia ragazza. Davvero? Domani? Le sorprese non accennano a finire oggi. Lo so! Non vedo l'ora che arrivi domani. Mi è sembrato piuttosto freddino. A me sembrava felice. La penso in modo diverso. Ok, o ci mettiamo in contatto con Debra e le spieghiamo, o dobbiamo fare una finta videochiamata. Come facciamo? Semplice, serve solo un'Australia finta in giardino, un ciondolo finto, un ritratto finto e una Debra finta. Oh, dove troviamo una finta Debra? Qualcuno desidera una finta Debra? Da quale parte dell'Australia viene Debra? New Jersey? Bene, ho impostato il computer di Brit in modo che la chiamata sembrerà che venga da te. Perfetto, è tutto a posto. Quasi tutto a posto. Miles, vieni qui. Perché non saltelli? Ho accettato di indossare il costume. Ho accettato di mettere dei panini nel marsupio. Ho accettato di indossare dei guantoni da box. Ma non intendo saltare. Ti sei posto un limite su un punto molto strano, Miles. Beh, ridacci i panini. Va bene, d'accordo. Con i peperoni? È mio. È il momento di agire. Sì, è la mia Debra. Debra, ciao. Ciao, amico. Com'è andata la giornata? Finora tutto alla grande. Ricevuti i regali? Oh, eccoli. Sono strabelli. Sono molto felice. Perché vorrei dirti una cosa. Debra, vorresti... Quello non era un canguro? Con un barattolo di senape? Beh, c'è un attraversamento di canguri, succede! Allora, volevi chiedermi qualcosa? Sì, esatto. Io... credo che il canguro abbia qualche problema. Normale, tutto a posto. È un po' triste perché ho detto che non potevo boxare con lui. Questo rende triste anche me. Tiralo su di morale, boxa con lui. Va bene. Credo proprio che andrò a tirare due pugni con lui. Non farlo, Don. Avanti, dobbiamo...